Giovanni, dormi ancora? Sei sveglio? Mi stavo svegliando. Che ore sono? Le 5 passate. Possibile. Le 5 sono, fratello mio. Apri un poco la finestra, per piacere. Poco. Quanto avrò dormito? 6 ore piene. Ti porto il caffè.
Vorrei dormire un altro poco. E come vuoi. Dopo però non te lamentare che arriva sempre tardi il negozio, eh? E Barbara, Lucia, dove sono? E dove devono essere? In cucina, a farti il caffè. Sei sudato, Giovannino. Tieni, fratello mio, cambiate la maglia. Sei stanco? Viene molta gente al negozio, vero? E a tutto, so barchi cioppo. Cioppo in carichi, cioppo responsabilità. E poi diventi nervoso, perdi l'appetito, ti abbandoni. È la vita, sorella mia, che cosa ci vuoi fare? Sì, la vita. Però, se fossero vivi i nostri genitori, io lo so che cosa direbbero. Avanti. Che cosa direbbero i nostri genitori? Che ormai tu hai bisogno di una donna. Seria. Seria come tia. Come noi. E dove la trovo un'altra come voi? Del resto c'è ancora tempo. Un uomo a 40 anni. Un ragazzo è. Beh... Lasciamo perdere, va. Basta cercare. E dove? In una città corrotta come Catania, piena di spudorate che ci sono in giro. Dovresti cercare in un paese della provincia. E lì se ne può trovare ancora qualcuna per bene, no? Giusto il sindaco De Mascale mi parlava di un invito a un ballo. Vuole che ci vada. Ma perché? Che vi è venuta la smania del nipotino sulle ginocchia al posto del gatto ora? Ma tu ci andrai? Ci andrò, ci andrò. Fino a Mascale. Dico, questo caffè arriva o non arriva? Sì, sì, subito, Giovannino, subito. Lucia! Lucia! Ti è passato il caffè? Si gela. Agatina, sempre scimunita. Che è bianco. Bianco. Sarebbe il primo in vita sua. Non dirglielo, per carità. Altrimenti si avvilisce. Il primo capello bianco di Giovannuzzo.
E che vuol dire? Niente del niente. Anche a 20 anni si possono avere i capelli bianchi. Io dico che sono i cioppi pensieri del negozio. Cioppe responsabilità. Lavoratore serio, è... ecco la verità. Come facessimo un auge se non ci fosse lui? Ci avete mai pensato? Noi senza di lui. Ma lui c'è. Che c'è, Giovanni? Che hai bisogno di qualche cosa? L'acqua. E poca fosse? È poco calda. Ma te lo vuoi mettere in testa che il fuoco è fatto per riscaldare? Di questi tempi, veramente. Ma l'acqua calda riscalda a gennaio e rinfresca a luglio. È stato inverno, lo specchio deve accecare. È una norma igienica, personale. Sta diventando difficile, sempre più difficile. È proprio ora che si sposi. Che c'entra il matrimonio con l'acqua calda? Sì, ma zio Giuseppe ci bada, uomo di cuore, ma ci bada. Giovanni? Sì? Stasera c'è lo stufato di oggi, ma se non te va? Mi va, mi va. Ah, metteteci per contorno molte olive. Giovanni? Sì? Puoi mangiare le olive ora? Certo, perché no? E anche se puoi mangiare le olive... vuol dire che ti sei regolato. Mi sono regolato. Mi sono felicemente regolato. Giovanni. Sì? Se ci dicesse tu a che ora ci entri, più o meno. Ma sono un uomo libero, un militare in libera uscita. Non mi aspettate, dite il rosario. Fate l'uncinetto. Che volete di più? Vado a lavorare. Sempre lì, sempre lì alla finestra a guardare la vedova Giardino. Vergognata. La posta ci fa. La posta a Giovanni. Se femmina vuole, mascolo non c'è più. La signora La Monica, mezza catana. Veronestina Pulvirenti, mezza catana. Sorelle Pigiuzzi, mezza catana. Giovanni, come mai io faccio sempre parte dell'altra metà di catana? La signora Leotta, 10 anni della mia vita da lei.
come un tappeto mi farei costare. E tuo padre che l'ha mise al mondo, la pianta dai piedi, ce l'è creata. E invece a me quella lì mi fa imbestialire. Ma perché Dio ha affidato la cosa più bella del mondo in mano a delle stupide? Perché io le mani mi mordo se penso a quel pezzo di donna che fa fermare gli orologi, fa fermare, porta il corpo che Dio le ha dato a chi? A quella specie di gallo d'India in via Lincoln puntualmente ogni pomeriggio alle 5. Le mani mi morderei. Mio zio Bonanima diceva che solo un pazzo avrebbe condito i peperoni con sale filo e olio sgrassato. Nostro zio, caro professore, vederlo mangiare era una rarità. Dopo un pranzo di salame, pasta asciutta, carne, pesce, se capitava a casa di un amico un'ora di pranzo ricominciava da capo, per non farci offesa. Quelli erano uomini straordinari. Uno che mangia per quattro vale quattro, pure con le donne. Ma voi come fate a saperlo? Amico mio, la femmina parla. Io sto attraversando un momento bruttissimo, amici miei. Mi arrampico sui muri lisci, mi basta che so evocare l'immagine di una sottana di seta arrotolata per terra come un serpente. Ecco qua, un caldo, la fronte tutto un sudore. Non posso nemmeno guardare una caviglia. Non ci sono donne che mi basti. Che ti basterebbe? Perché la donna deve fare questo effetto a noi siciliani? Perché ci scatena a noi altri? Che razza di bestie siamo? Avanti, ragioniamoci sopra. Vedo quei continentali, calmi, sereni. Non ne parlano mai. O anche se ne parlano, non si scompongono. Con quelli non ci spartiamo pane. Ma di cosa sono fatti, dico io? Di sughero sono? Non la vedono loro, certa grazia di Dio? Che ne so. Mangiano, bevono, dormono. Capite? Dormono. Avendo a tiro quello che per noi è una proibizione biblica. La verità è, caro Ciccio, che a Catania si vede una donna ogni 1000 anni. Io dico che è anche colpa del sole. In qualche modo il sole è responsabile di questa nostra potenza, come dire, potenziale. Ma che bestialità vai dicendo, il sole? A Vienna mi ricordo 2 anni fa, durante l'inverno, che Dio ne scampi pareva una notte perenne. La figlia già padrona di casa, sai che mi diceva? Saretto, voglio fette fuoco nelle fene. Ma che c'entra il sole che ti porti dalla nascita col sole di un soggiorno all'estero? Saretto, io parlavo dell'altro sole. Durissimo, glielo sentito ballando, durissimo. Giovanni, io parlavo dell'altro solo, quello fisiologico, capisci? Come devo spiegare? E basta, ci abbiamo capito, abbiamo capito. Piuttosto, che si fa stasera, eh? Tira fuori il taccuino, va. Bonzini. Sorrisi. Leonardo. Non è che mi fa antipatia questa o quella, no? Mi fa antipatia la donna. Per il modo di guardare, di parlare, tutto. Non solo non è indispensabile nell'ordito dell'universo, ma certe volte diventa una calamità naturale. Ha parlato l'oracolo. Come dite voi? L'oracolo delle minchionerie. Ma chi gli dà il diritto di interferire, scusate? Questo. Guarda. Don Procopio Belgiorno, come sei invecchiato, meschino. E ce ne diede fregature quando eravamo cavaggiazzi. E noi eravamo bambinoti e ci cascavamo sempre. Come quelli là. Sai che gli starà dicendo in questo momento? Signorino, un piacere mondiale. Non mi farà la fesseria di lasciarla spogliare da sola la ragazza. Con le sue proprie mani, vostro signorino, se la deve spogliare con le sue proprie mani. Ma sto il guaio, mi spiego, appena 6 giorni fa. Che faccia tosta, oh. E come parla di donne, lui. Come modella. Sì, però poi tra le mani che te ritrovi, immancabilmente la solita scarpazza vecchia. E piano, piano con la scarpazza. Perché Don Procopio era e rimane il poeta dei nostri sogni d'amore. Prometteva la donna, lui, quella che tutti noi avremmo voluto, anche se sapevamo benissimo quello che poi avremmo trovato. Però le più belle donne di Catania erano là, per noi. E Don Procopio
ci faceva sentire la loro voce, ci faceva vedere i loro piedini, ci faceva vedere l'invisibile. Ma che caspita dici, Giovanni? A me! Se erano sempre brutte e scognite nel viso. Ma che c'entra, era bello lo stesso, Ciccio. Ma... quando mai per voi l'occhio ha galoppato insieme alla fantasia? Uè, palla vedo, che c'entro io? Sai che faccio? Ora lo chiamo, così ci facciamo due risate. No, ma lascialo perdere, che vedo. No, io lo chiamo lo stesso. Dai. Don Procopio! Don Procopio! Saluti. Grazie. Grazie. Bacio le mani, lieto sempre di rivedervi e di servirvi. Grazie. Avete qualcosa di speciale? Qualcosa l'avrei, una primizia, ma è prenotata per questi giovani. Ah, e per noi, Don Procopio? Domani sera da Citrezza. Deve arrivare... uno zucchero. Uno zucchero, sì signore. Don Procopio, non facciamo che questo zucchero sia troppo amaro, come 20 anni fa. Zucchero fresco, zucchero giovane. Raffinato, eh? Raffinatissimo. 28 anni. 28. Il principio. Mi spiego. Il principio della vera ebollizione femminile. Vedova. Mi spiego, io ora a 18, a 18, ma che dico, a 24 carati. Non vi dispiacerà di certo che quando arriva al momento di, mi spiego, lei fa come la tortora. Guardate, Don Procopio, che se invece della tortola troviamo un colombaccio, questa volta sangue di Giuda non la passata liscia. Non temete, del resto vi accompagnerò io stesso. Grazie, dovete scusarmi, ora devo accompagnare questi giovani per la primizia. Bacio le mani a tutti. Signorino Muscaratti deve ballare. Falla entrare. Mi dice che ti aspetta nei scale. Vabbè, vai a sentire che cosa vuole, va. Fammi finire di leggere quest'articolo. Ha detto che è urgentissimo. Ciccio, perché non entri? C'è pure Saretto. Ho lasciato la bicicletta giù al portone. Ah. Allora, che faccio? Che cosa? La parigina! Ciao, Ro. Lasciamo le mani. Ciao, Re. Lasciamo le mani. Giovanni, dove la porto? Ciccio, te l'ho detto, a casa mia non è possibile, io ho 3 sorelle. Io non la posso più tenere, i miei stasera tornano a Taormina. E io che ci posso fare? Ma dico, te la dovevo portare proprio appresso da Parigi. Che si portò, Ciccio, da Parigi? Libri francesi, signorina Barbara, libri francesi.
Provo con Don Vito. Prova con Don Vito. Che voleva Ciccio? È nei guai con la Parigina. Certo che ne sta passando, mischino. Dice che adesso la vuole portare da Don Vito. Quello della farmacia notturna. Speriamo che gliela tenga, altrimenti... Ben gli sta, così impara a fare lo stravagante. Lo sai che la voleva Giuseppino Arena per una notte? E che ci deve fare Giuseppino, quello è agonizzante. Giovanni, ma tu la Parigina l'hai vista? Io no. Bellissima. Ah, ma allora tu l'hai vista? Io no, ma me l'hanno detto. State attento voi altri che qui succede uno di quegli scandali che va per l'aria tutta Catania. Parigi, amara, mi lasci la vita umile, nascondiamo l'amore. Lo sai che il professor Martellini ci ha regalato un vestito, un negligé? Il professor Martellini? Ma quello è un uomo di cultura, un umanista, un poeta. E ci fa regalare un negligé alla Parigina. Nero. Cosa da pazzi. Fessate siete, tutti quanti, tutti. Tutta Catania ormai non parla che di lei, è così Giovanni. E se Ciccio riesce a sistemarla da Don Vito, quello della farmacia notturna, vedrai te che ronda a mezzanotte. Mezza Catania avrà bisogno di laudano, cremo di tartaro, bella donna. E scapperà fuori dalle lenzuola nel mezzo della notte. Quello Don Vito d'oro si farà, te lo dico io. Non con i soldi miei, non ci esco io dalle coperte per quella lì. E poi basta con sta Parigina che mi... Me la fate sognare pure di notte. Io, eccote la grande guerra. 600.000 morti, 600.000 invalidi. E alle ragazze di quel tempo venne a mancare, fate il conto, 1.000.000 di probabilità di sposarsi. È 1.000.000. È 1.000.000. Uno di quei morti avrebbe potuto essere mio marito. Altro che. Eri molto graziosa al tempo della guerra. E io pure. Siamo vedove di guerra. Se tu però avessi voluto, a quest'ora saresti la moglie di un colonnello. Ma no. Quello il tenente andava per i fatti suoi. Sì, per i fatti suoi. Quando uno va per i fatti suoi non dice: signorina, domani parto, posso mandarvi una lettera? Ma forse lo diceva a tia. A mia? Vuoi farmi ridere? L'avrà detto a Lucia allora. Figlia di Dio. E Barbara forse non lo ricorda perché entrò con te nel portoncino. Sai, io che mi fermai per cercare la chiave, sentii distintamente come un sospiro che diceva: signorina Rosa, signorina Rosa. Può darsi, può darsi. Dio mio, quanta gente che faceva chiasso nei caffè, passava sotto i balconi, guardava le finestre, partì dalla stazione e non tornò più.
giornata alla Marconella. Avvocatissimo! Salutiamo! Salve! Volete prendere un caffè con noi? E vi ringrazio! Accomodatevi, prego! Grazie, grazie! Caro avvocato, un caffè! Due! Due caffè! Torno adesso da Palermo. Un processone, un successone, piangevano tutti. Ma voi avete letto i giornali? No. È curioso, eppure ne parlavano tutti. A voi di partenza siete? Beh, veramente no. Ci piace cenare in questo posto. Ma come qua, alla stazione? Pare di stare in un'altra città. E poi uno può sempre prendere il primo treno per il continente. Ah, ma io non so a voi che cosa vi è entrato nel cervello, il germe dei viaggi. E ogni tanto sembrate pigliato dai turchi e sparite dalla circolazione. Avvocato, è che qui da noi uno si arrende a mosche e zanzare e nessuno alza una mano. A Catania uno soffoca, si abbiocca, tra passeggiate per il corso e discorsi davanti alle granite. Eppure il piacere di riposarsi al pomeriggio ti viene avvelenato. Se pensi che in quel preciso momento i caffè di Roma si riempiono di donne, avvocato. E che donne. E tu, acculazzato nel letto di casa tua. E fossero solo i caffè di Roma. Ti ricordi la cartolina che ci spedì il baronello Licarzi? Caffè di Trieste. Donne 80, uomini 10. E noi a Trieste. Le ragazze di Viareggio ve le siete scordate? Quelle in bicicletta. Pedalavano, avvocato, pedalavano. Quelle gambe lunghe, tutte nude, tutte. Ma quale Viareggio? Credete a me, avvocato, non c'è che abbazia. In quel lungomare mi farei seppellire per farmi passeggiare sopra da tutte le più belle donne del mondo. Sì, signore, le più belle donne del mondo. Ad abbazia. Sparate. Campionessa di nuoto, ex ballerina, c'era di tutto. Com'era facile. Dio, com'era facile. Ma voi combinavate? Per carità, avvocato, non mi fate parlare. Ma voi volete provocare, avvocato? E come combinavate, avvocato? Sentirsi dire: Giovanni, in amore, tu sei un dio. Mi pare poco. E Roma? Dove la volete mettere, Roma, eh? Roma, Roma, ma quanto ce n'era, ma quanto ce n'era, ma quanto ce n'era. Tutte belle, tutte, tutte. Ciccio. Scusate. Caro avvocato, io a guardare il profilo di una donna, che so, un anno gli potrei restare. Perché secondo me c'è più roba nello sguardo di una ragazza che in tutto il continente africano. Sta detto? Scusate. Ma perché non vi sposate allora? Perché? Perché il sonno è sacro, avvocato. E che come c'entra il sonno? C'entra, c'entra. Avere una moglie, dormire con una donna, che poi dovrebbe essere sempre la stessa. No, avvocato, per carità, le caldane mi vengono se ci penso. E quando fa freddo magari lei si gira da una parte e si tira tutte le coperte e ti lascia... Oppure quando stai dormendo il pomeriggio lei se ne entra zitta zitta nella stanza e ti fa: Giovannino, tu dormi troppo. Oppure quando così tu non hai voglia di parlare, lei se ne esce: Giovannino, tu parli poco, non hai niente da dire alla tua mogliettina. E se vuoi uno non c'ha, diciamo, rispetto parlando, avvocato, uno stomaco di ferro, o che si vuole grattare, che fa? Ah. Secondo me c'è tempo a sposarsi. Giovanna, allora che fai? Ti ho detto di no, e diglielo pure a Ciccio. Io non mi voglio mettere nei guai. Ma... ma quali guai? Niente, avvocato. Fissate, sono malati.
aiutami a portarla dentro. E piano, fai piano, attento. Dove l'ha messa? L'ha sistemata nel retro bottega. Andiamo, andiamo via. Commendatore, se preparassi a vedere le sette meraviglie. Signorina Barbara dice che potete passare in salotto a parlare d'affari. Ora, ora. Agatina, ti prego. Voleva se fare a stanza un gabinetto e pulito. Ci mise la saponetta profumata alla vaniglia. Non porta sapone. Ho capito, Agatina. Tutti fretta avete in questa casa. Pure la Santa Domenica. Lo dicevo, pittia. E io per me fretta non ne ho. Tu però diventi sempre più pigro, lasciamelo dire. Ma un po' di tempo non si riesce a fare con te un discorso che duri più di 3 minuti. Al quarto già crolli. Sì, sì, crolli, crolli, materialmente. Scusa, sai, ma la sera al caffè, quando mi capita di leggerti qualche mio racconto interessante, mi tocca di stare così, una mano sotto al foglio e l'altra pronta, vedi, per ricevere qua, sulla palma, infallibilmente alla fronte tua. Boom, e che diamine, Giovanni. La Lina stasera non usci. Non usci. La Lina stasera. Ma che fai, l'enica mistica? Stasera la Lina non usci. Vuoi dire stasera la luna non esce, così? E perché dici allora la Lina stasera non usci? Avete mai provato ad abbandonare la lingua e le labbra al proprio destino? Provateci. Fategli dire tutto quello che vogliono. Alle labbra? Alla lingua? Come un asino senza la cavezza. Avrà diritto pure lui una volta tanto di fare a meno del padrone, no? Beh,
E che succede se lasciamo la lingua e le labbra a cavezza allentata? Prima di tutto un risparmio di fatica muscolare e poi un risparmio di fatica intellettuale, quella di pronunciare le parole come stanno scritte nel vocabolario. Se tu a un asino gli levi la cavezza, che fa? Cambia strada, si infratta, si sfratta, raglia, non raglia. E così è pure per le parole, tale e quale. Per cui la Lina stasera non usce. La Lina stasera non usce. No, sì, la Lina stasera. E che si ottiene, scusa, io tutto questo risparmio di fatica non ce lo vedo. E te? Neanche io. Ma perché siete a cavezza pure voi? Non siete uomini liberi e non potete pretendere di avere libere le parti sfuse del vostro corpo. Le parti sfuse? Sì, signore. Ho capito, ti sei svegliato 10:15 e ci puoi storcere la lingua pure a noi. Tu dici che stasera la Lina non usci? E io ti dico che Ninetta Marconella stasera esce. Fa voltare tutta la piazza. Che c'entra Ninetta Marconella? Se permetti c'entrerà un po' più delle tue scemenze. A proposito, che si dice di Ninetta Marconella? Che novità ci sono? Le ultimissime arrivano da Taormina. Un saracusano e un continentale se le sono date di santa ragione. Per chi? Per lei? Per quella col toppo? E per chi se no? Per la nostra gatina? Per mia, signorino. No, vai, che tu non c'entri, anima innocente. Ah, sicché se le sarebbero suonate, eh? E che ci stava a fare là in mezzo? Una combinazione. Stava col padre, naturalmente. Ora però Ninetta, col suo toppo, è tornata a Catania. E sai che ci disse Siracusano al Marchese? Signor Marchese, quando uno si permette di andare in giro con una bomboniera come questa, ognuno ha il diritto di prendersi un confetto. Fino a qualche anno fa Ninetta era una bella ragazza e basta. E poi che la vedeva mai? Se ne stava sempre a Firenze con sua madre. Ah, adesso è diventata una femmina. Vale a capire certe evoluzioni. Il barone di calcio lo diceva stamattina al bar Liguori. Ma che Greta Garbo, ma che Malandri ricchi d'Egitto, qua c'è un solo ascio nascente, anzi nato, e si chiama Maria Antonietta dei Marconella. E basta! Vi comportate peggio dei nostri bisnonni sotto i viceré. A queste continentali voi le fate insuperbire, le fate salire sul campanile più alto quando magari meriterebbero di stare, che so, nel sottoscala. Di ragazze come lei in continente ce ne sono 2000. Beh, sì. Sì, insomma, dico per dire... Sarà bella, bellissima, ma che sarà mai questa Ninetta del toppo? Io del toppo me ne faccio un tappo. Si direbbe che lo fai apposta, che non approvi tutto quello che viene apprezzato universalmente. Esprimo un mio pensiero, posso? Beh, se non si parla d'altro, una ragione ci sarà. Il barone Licalzi... Che altre sbaronate ha detto il baronello bastardello? Che la lista degli innamorati di Ninetta è salita in questa settimana di 7 unità. Sono ufficialmente 18, confessi. Che fa il ruffiano di casa Marconella adesso? Che ne sa per lui? Ah, pure Licalzi ti è venuto in antipatia. E come mai? Ti interessasse un poco questa Marconella pure a te, eh? A me. Signor Percolla. Signor Barone. Signor Percolla, che c'è? Ho qui una lista di cose per le mie sorelle. Allora, citrato, bicarbonato, acqua antisterica, sciroppo per la tosse, i soliti semi per i cataplasmi, veleno per i topi e tintura per i capelli. Le
donne, sapete come sono. Ah, Don Vito. Si potrebbe vedere la Parigina. Sì. S'accomodassi. S'accomodassi. La marchesina Marconella a me guardò. Dio degli angeli, Sant'Agata, mi guardò. C'è per questo. Sta facendo l'acqua, non gli basta mai. Ma che ave? Se lava, se lava. Ah, mi sento proprio bene, mi sento un altro. A partire da oggi ogni domenica mi fate 5 di nozze di acqua calda. 5? 5. Ogni domenica? Ogni domenica. Ma se soffre di reumatismo? E ogni giovedì. Due volte una settimana. Certo, c'è gente che si lava tutti i giorni. Anche due volte al giorno. Marconella. Ah, non ancora, ma a quest'ora passa sempre. Stando a certe voci di palazzo, il marchese sarebbe stufo di Catania e della Sicilia e vorrebbe riportarsi al nord. Che ha a che fare il mamalucco? Ma perché? Voi non prendete uova, signor Barolo. Io un uovo? Dio ci liberi. Se prendo un uovo io, sono rovinato. Ma perché, signor barone? Per carità. Con rispetto parlando, divento una bestia. Cerca di non darla a vedere, mi raccomando. Che devo fare, sotterrarmi? No, ma più distacco. Se ti riesci, col tuo personale distacco. Senti un po', Giovanni. Non è per dubitare delle tue capacità, ma io ho il dovere di esporti tutti i miei dubbi sulla questione. Più ci penso e più dubito. Cogito, vengo a dubbio. Sicché non ci credi, eh?
E tu? Io sono del parere di Ciccio. Allora che cosa sarebbe la mia? Un'infatuazione? Potresti esserti ingannato, diciamo una modesta allucinazione. Quale donna, lo sa Dio, cosa guardano quando guardano? Magari una parte sfusa della tua persona. Caccia torpediniere in vista! Tuppo sopracqua! Sì, mentre tu scegli i fiori, io faccio il salto in farmacia. Va bene. E do un'occhiata. Catalia! Mi dispiace contraddirvi, ma la ragazza guarda mia è la realtà. Scusate, perché guarderebbe a voi? Dove l'appoggiate? Mi chiamo Ferleto, ma sono anche un Marconelle da parte di madre. Abbiamo litigato per una questione d'eredità. La ragazza mi guarda con astio. Siete fuori strada, Ferleto. Ma voi quello lo chiamate sguardo astioso? Zuccolo era! Un candito! Mi dispiace, ma non siete un buon osservatore, Ferleto. In guerra non sareste stato un tiratore scelto. Vi assicuro che la Marconella ha guardato da questa parte, dritto a questo tavolino, punto primo indubitabile. In particolare ha guardato a Giovanni Percolla. Secondo punto indubitabile. Non vi passa il dubbio di prendere un abbaglio? E facciamo la controprova. Sì, no. Per me ha guardato a lui. Ha guardato proprio a lui. I miei complimenti. Ammuccamo. No, io non sono persuaso, è troppo vago. Indizi, non prove. Tutto più uno sguardo indiziario. Ma voi, scusate per colla, come vi sentite? Ma io per sentirmi mi sento bene. Lo credo. No, dicevo, cosa ne pensate in effetti? Il vostro parere è fondamentale. Posso dire, tutto può essere e tutto può non essere. Sicché anche voi avanzereste delle riserve. E allora un giudizio d'appello si impone. Va bene, così, perfetto. Allora andiamo.
Giovanni, mi è guardato con piacere. Ora non ci sono più dubbi, eh? Per mia non dico più niente. Vi faccio i miei complimenti. La ragazza a voi, guarda. E chi sta a vita? Chi ave e chi non ave? Abuncamo. Beh, signori miei, no? Non per questo mi vedete cadere in convulsioni. Dico, che c'è di tanto strano poi? Le mie idee sulla donna non cambiano, né per merito né per demerito della signorina Martina. E cioè? Cioè che anche lei è fatta per una cosa soltanto. Una volta fatta quella, non c'è più nulla da fare. Allora, posso dirlo senza offendere? Che sono il suo arcangelo Gabriele? Se a questo, da punto in bianco, provassi solo con lei in una foresta solitaria, lo sapete per prima cosa che ci farei? Oppure in una città che non sia Catania, per inteso, una qualunque città distrutta dal terremoto, dalla guerra, dal vulcano, noi due sopravvissuti, liberi, mi spiego, all'infinito, ci pensate? Per conto mio preferirei un bel naufragio notturno, una zattera, abbondanza di viveri, adamitico io e vitica lei, e intorno il deserto oceanico. Ammucamo. Io invece... E basta! Ci sarà pure un limite, no? Controllo, Giovanni, vox populi. Che antipedia, signor Percollo? Signor Percollo, un collo! Ci stiamo comportando come i più retrogradi dei siciliani. Il signor Percollo ha ragione a difendere i suoi possedimenti. Io farei altrettanto. Vi ringrazio, signor Ferlito, ma io non difendo nessun possedimento. Io difendo una dignità. Ma chi hai, c'è domanda? Edo, niente, non hai niente. De notte non dorme. Lui che l'insonnia non sapeva nemmeno dove stava di casa. E la mattina te lo giove con gli occhi fuori dalla testa. Che, ma avete sentito giussare? Un'ora sola di ormai. Per dirti quello che non sai. Ma è stato preoccupato se russavo o no. E ora sta sulle spine, meschino, se si accorge che ha russato. E guai a dirglielo, cambia colore. E quando mai non ha dormito il pomeriggio, che esce alle 4, alle 3? Dice che non gli fa bene dormire, che ci si accorcia la vita. E poi sempre a lisciarsi, a pettinarsi, a profumarsi. Proprio come nel romanzo Sangue Blu. Ma perché non si sistema, dico io? Zitta, gatina, per carità. Sarà belli gli occhi neri, sarà belli gli occhi blu. Vai a me, vai a me, a me piacciono. Spudorato. Ma non ci pensa che c'è in casa sua sorella? Non mi piace. Perché? Non mi piace. Eppure? Eppure non mi piace. Non è che sarà un capriccio, Giovannino. Ti è sempre piaciuto. Ed ora non più. Non mi piace più nulla qua dentro. Questa casa è triste e sporca. Mi vergogno d'abitarci.
tutto è brutto. L'angione è brutto, la luce è brutta, la scalaccia è brutta. La serva, Dio ne scansi e liberi, è brutta come una capra vecchia. La piazza su cui danno i balconi è una fogna. E la strada su cui dà la finestra è una concimaia. Signoro Zubello. Il bagno puzza, ci laviamo una volta al mese, mandiamo tutti odore di capra. Tutti? Tutti. Perché lo dici solo ora? Lo dico quando mi piace di dirlo. Sono padrone di dirlo come sono padrone di non dirlo. Sono padrone di guardare questo bicchiere e sono padrone di non guardarlo. Come sono padrone di romperlo e di non romperlo. E se lo rompo, sono padrone di dire che i bicchieri non vanno lavati con la cenere dove ci ha pisciato il gatto! E la cenere disinfetta! Fanno così anche le guagne dei baroni Kardashian! Baroni facchini di porco! Ma si può sapere che ti succede, eh? Niente, niente! Niente, sì! Sei uno sciagurato, non ragione più! Sei diventato una cosa che non riuscirebbe a sopportare nemmeno il nostro maggio buonanima! Per carità, lasciamo da parte la buonanima che non siamo nemmeno degni di nominarla. Sapete che cosa vi dico? Avete ragione voi, non ci sopportiamo più. Non sopporto più questa casa, non vi sopporto più. Questa casa piena di scatole vecchie mangiate dai topi. E già perché qui non si butta via nemmeno una boccetta. Così fate il risparmio voi, conservando i vetri sporchi e le pezze da lazzaretto. Signor Zubeggio. E poi se c'è una cosa che mi fa vomitare, dico vomitare, è l'odore degli asciugamani. Ma perché che hanno ora gli asciugamani? Puzzano di peggiolio. Pure i vostri capelli puzzano di peggiolio. Le mani poi, per carità. Ma che hanno ora le mani? Sono sporche e nere di carbone. E così che farai ora? Niente, voglio vivere da solo. Voglio andare in una casa mia. Io vi manderò i soldi puntualmente ogni fine mese, non dubitate. Però io là e voi qua. C'ho 40 anni e voglio sentire gli odori che mi piacciono. E voglio vivere in un posto dove pure i topi devono essere belli.